piano per la raccolta differenziata, quali obiettivi si pone Fisciano e attraverso quale percorso? Sì, è iniziata la sfida della differenziata per Fisciano. Dal 1 settembre ci sarà una raccolta differenziata diversa. Noi puntiamo a migliorare del 5% la percentuale in questi 3 mesi di raccolta differenziata. Ci sono state diverse aggiustature. Innanzitutto verranno eliminati tutti i bidoni degli abiti usati dalla strada, verrà ritirato anche quello porta a porta, in modo da non avere dare nessuna possibilità ai cittadini di mettere anche altre cose oltre agli abiti usati vicino a quei bidoni. Ma soprattutto abbiamo cambiato il giro della raccolta del ritiro dell'indifferenziato. Attualmente veniva ritirato una volta a settimana per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per quelle non domestiche. Col nuovo piano sarà ritirato una volta ogni 15 giorni per le utenze domestiche e una volta a settimana per quelle non domestiche. Questo ci porterà 2 vantaggi: farà aumentare la percentuale, quindi farà abbattere i costi perché l'indifferenziato ha un costo maggiore rispetto ad altri, ma soprattutto ci permetterà di avere un maggiore rispetto dell'ambiente, perché aumenterà la qualità del rifiuto riciclato, e quindi puntiamo a diventare uno dei comuni più virtuosi per quanto riguarda l'ambiente e la raccolta differenziata della provincia di Salerno. Si parte da Soccorso, parte questa sperimentazione, sarà coinvolta anche diversamente l'università rispetto agli anni scorsi? Sì, a Soccorso partirà per 70 utenze un altro tipo di sperimentazione che riguarda le buste che i cittadini si servono per scaricare, quindi sia per l'umido che per la carta verrà data una busta particolare che ci consentirà di diminuire il peso della frazione umida, in modo tale da avere un risparmio ulteriore. Partirà per 3 mesi questa sperimentazione solo per Soccorso. Noi peseremo tutte le volte che andremo a ritirare, peseremo il tipo di rifiuto e lo confronteremo col peso che aveva prima della sperimentazione. Se anche questa va bene, tutto il territorio sarà fornito di queste buste che sono in cartone e sono biodegradabili. Anche con l'università abbiamo iniziato una forte campagna di sensibilizzazione per gli studenti, per i professori, per i docenti, in modo tale da aumentare la percentuale di differenziata anche lì, che era molto bassa. A oggi ritiravamo una volta tutti i giorni la frazione indifferenziata, col nuovo piano lo ritireremo solo 2 volte a settimana e puntiamo per il nuovo anno a ritirarlo una volta a settimana. Questo ci consentirà anche lì di avere un rifiuto di qualità e di avere un notevole risparmio sia per noi ma anche per l'università. Anche una riduzione della tariffa è prevista? Se tutto va bene, se aumentiamo le percentuali, se riusciremo ad aumentare le percentuali, ci sarà sicuramente una riduzione della tariffa, perché noi avremo un risparmio di costi nel conferimento della frazione indifferenziata e un aumento delle entrate perché plastica, carta, cartone, abbiamo degli accordi con la Comiega e con altre società che ce le pagano addirittura. Quindi aumentando quello prenderemo più soldi da un lato e abbasseremo quelli che dobbiamo dare per scaricare l'indifferenziato. Allora, Andrea Pirone, amministratore unico della Fisciano Sviluppo, oggi in conferenza stampa a Fisciano per presentare il nuovo progetto, il nuovo piano della raccolta differenziata. Sì, nell'ottica dell'efficientamento, dell'efficacia e dell'economicità di un servizio, abbiamo proposto al Comune questo nuovo piano di raccolta differenziata. Questo nuovo piano di raccolta che abbiamo proposto porta dei cambiamenti sostanziali all'utenza. In realtà si sono modificate i conferimenti di determinate frazioni, con l'indifferenziato portandolo a ogni 15 giorni al fine di abbassare i rifiuti indifferenziato prodotto e quindi aumentare la qualità del materiale raccolto nel comune. Ci sono state perché ci sono state due fasi, diciamo, due sperimentazioni che verranno fatte territorio comunale. Uno riguarda l'organico, quindi attraverso l'azienda Sumus che ha fornito a determinate utenze delle buste per permettere la raccolta differenziata dell'organico e quindi avere una qualità migliore e abbassare anche il peso dell'acqua nella fattispecie, e l'altro invece con il consorzio Opile che noi in realtà abbiamo partecipato a un bando che abbiamo vinto presentando un progetto dove la raccolta delle pile verrà effettuata anche all'interno delle scuole.
dove i bambini potranno portare queste pile all'interno delle loro classi, messe nei contenitori forniti apposta, e a fine anno verrà fatta una gara tra classi, chi vincerà avrà un premio. Dottor Pirone, una cosa che interessa soprattutto ai contribuenti, questo nel lungo termine può portare anche a un abbassamento dei tributi? Sicuramente, perché appunto, come ho detto, è nell'economicità, nel fattore dell'economicità proprio del servizio, che si è proposto di portare l'indifferenziato ogni 15 giorni, quindi cercare di abbassare i costi e avvantaggiare a questo punto l'utenza domestica.